Siamo qui a Pordenone, come Fabi di Pordenone, in collaborazione con l'Università di Udine, abbiamo delineato oggi con questo seminario il fenomeno dell'intelligenza artificiale, vedendo di capire l'impatto che questa ha sul mondo del lavoro delle banche e soprattutto sui livelli occupazionali e sull'occupabilità degli addetti delle banche. Una nota positiva che è emersa è che comunque il fenomeno dell'intelligenza artificiale, come tutti gli input tecnologici, saranno comunque fonte di cambiamento, ma non saranno egemoni sulla scena del mondo del lavoro, in quanto la persona comunque rimarrà la centralità nelle relazioni con il mercato. Che l'intelligenza artificiale non diventi una scusa per nascondere i reali livelli di inefficienza che hanno le aziende. Investire solo in intelligenza artificiale, secondo me, non produrrebbe risultati se non si investisse anche in organizzazione, processi e competenze delle persone. Io direi che l'intelligenza artificiale è il motore, e questo mi riallaccio anche a quello che ha detto il dottor Poloni, sia il motore di una nuova rivoluzione industriale in Italia. E come tale è un fenomeno che va capito, non va evitato, ma soprattutto va gestito. Il nostro ruolo, quello del sindacato, in questo momento è importante, perché rappresenta per noi un momento in cui avere ancora una volta un atteggiamento critico, ma anche costruttivo, cioè per trovare delle soluzioni che possano in qualche modo garantire la tutela massima alle lavoratrici e ai lavoratori. Non si può rinunciare a questi strumenti che ormai è una rivoluzione in atto ed è inarrestabile. Questa è la mia opinione. Quindi invito tutti a cercare di comprendere gli strumenti, a studiarli, a aumentare la propria capacità e puntare sulla formazione. Renderci conto che più gli strumenti tecnologici entrano in banca, permeano l'operatività bancaria, più il dato diventa fondamentale per gestire il cliente, più forse ancor di più il ruolo delle persone diventa centrale, perché appunto un conto è generare contenuti, generare conversazioni, un conto è riempire quegli oggetti, quelle conversazioni di valore irripetibile e unico. L'intelligenza artificiale è uno dei temi di cui si parla di più in questo periodo, ma altrettanto si parla di intelligenza emotiva, si parla di empatia. Il fenomeno ha diversi elementi che sono preoccupanti, però al tempo stesso abbiamo visto, ci sono anche delle tendenze che ci dicono la centralità dell'essere umano continuerà ad essere preponderante. Attenzione alla prossimità, è fondamentale. Ci vuole prossimità e quindi nel modo di lavorare da un punto di vista relazionale, e ci vuole anche la prossimità digitale. Quindi tu non puoi prescindere rispetto all'atteggiamento dell'investimento, dell'innovazione, della digitalizzazione, ma non puoi chiamarti fuori dalla prossimità relazionale. E questo è un elemento strategico nel mondo delle banche. E il credito cooperativo, permettetemelo, è quello che è più vicino a questo binomio di prossimità locale, quindi comunità, territorio di riferimento, tutte le competenze soft che fanno sì che conosco l'imprenditore. Me lo dice la macchina se il semaforo è giallo, verde, rosso, ma me lo dice il volto, la persona, se il capannone viene su, se il personaggio è un imprenditore con qualità morali, di credito, cioè è quello il mestiere. Vi ringrazio dell'attenzione, mi hanno detto che abbiamo avuto un picco di 120 uditori presenti, e quindi ringraziamo tutti quanti distintamente di aver ascoltato, ovviamente a un livello molto, insomma, elevato, argomenti che però faranno parte del nostro quotidiano e svilupperemo come organizzazione, poi sicuramente a livello territoriale attraverso ovviamente Michele e tutta la segreteria di coordinamento. Grazie a tutti e a presto.